cominciato il 2014, il collettivo operatori sociali di Napoli da oggi chiede le dimissioni dell'assessore Gaeta ed esce dal tavolo sulla crisi che era stato istituito svariati mesi fa per portare trasparenza in quello che è l'annoso problema delle politiche sociali in questa città. Le politiche sociali in questa città sono state il cavallo di battaglia di questa giunta nella campagna elettorale. De Magistris ci ricordiamo perfettamente che come cavallo di battaglia della propria campagna elettorale portava la risoluzione di tutti quanti i problemi relativi alle politiche sociali, cioè imprese che vantano crediti per anni da parte del Comune di Napoli e lavoratori del sociale che stanno senza stipendi pur lavorando quotidianamente da svariati mesi. Basta pensare che gli operatori sociali vantano stipendi per 8 mesi, in alcune occasioni anche 24 mesi, 24 mesi di ritardo nei pagamenti degli stipendi. E riteniamo che l'assessore Gaeta, che ha partecipato costantemente al tavolo sulla crisi, non sia stata capace in questi mesi di portare alcuna soluzione. Noi continuiamo a rimanere come operatori sociali senza stipendi, eppure nell'ultimo periodo il governo ha fatto arrivare nella città di Napoli ben 900 milioni di euro attraverso il decreto salva imprese e il decreto salva comuni. Questi soldi non sono arrivati agli operatori sociali che portano avanti servizi di utilità sociali in questa città da svariato tempo. Noi a partire da oggi chiediamo le dimissioni dell'assessore Gaeta e quotidianamente saremo presenti nelle piazze con azioni di volantinaggio e azioni dimostrative per avvalorare il nostro obiettivo. L'assessore Gaeta deve lasciare l'assessorato e chiediamo al sindaco a questo punto di farsi carico dell'annoso problema delle politiche sociali e di portare ad una reale soluzione quelli che sono i problemi relativi alle politiche sociali di questa città e i problemi relativi agli stipendi arretrati degli operatori.